Inaugurato a Torino dal ministro Delbo, l'ottavo salone internazionale della tecnica. Nel padiglione del Ministero della Difesa il G91, attualmente in dotazione alle forze della NATO. Assoluta novità l'orologio atomico, misura il tempo con un'approssimazione di un decimo di miliardesimo di secondo. Alla manifestazione partecipano quest'anno 1500 espositori di 36 paesi. All'ottavo salone della tecnica è abbinato il salone internazionale del trattore, giunto alla sua seconda edizione. Il meglio della meccanizzazione agricola è stato inviato da 130 espositori di 7 nazioni. Sintetizzato in due date il cammino percorso da questi preziosi collaboratori della gente dei campi. 148 anni or sono il popolo messicano conquistava la propria indipendenza. La ricorrenza viene solennizzata con una parata militare. Sono più di 100 anni, ove si esclude i pressoché formali interventi negli ultimi due conflitti, che il Messico non conosce gli orrori della guerra. Ciò nonostante, la Repubblica non lesina sacrifici per l'efficienza delle forze armate. Poi a sera, come avviene sempre nel Messico nei giorni di festa, la città avvampa di mille luci. Il velluto della notte viene ricamato dagli accesi colori dei fuochi d'artificio e l'acqua ardiente scorrerà a fiumi. Proibito dormire nel Messico questa notte. Tutto è pronto ai cantieri anconetani per il primo incontro col mare della modernissima turbocisterna Agip Gela. La nuova unità è la gemella dell'Agip Ravenna, recentemente varata in queste stesse acque. Alla signora Fanfani il compito di recidere l'ultimo legame che trattiene a terra lo scafo. L'Agip Gela, allestita secondo i criteri della tecnica più moderna, ha una portata lorda di 36.000 tonnellate, è lunga 272 metri e può raggiungere a pieno carico una velocità di 17 nodi e mezzo. Con questo nuovo scafo, la flotta cisterniera dell'ENI raggiunge le 13 unità, con una portata lorda complessiva di 190.000 tonnellate. Paese intersecato da mille canali, l'Olanda. Gli autisti qui non possono permettersi la minima distrazione. Questi incidenti sono così comuni in Olanda che una ditta dell'AIA ha pensato bene di attrezzarsi adeguatamente per il recupero e l'asciugamento rapido delle auto naufraghe. Si incomincia, grazie ad una speciale gru particolarmente studiata per questi casi, col portare a secco l'auto. Vuotatala dell'acqua e consegnato all'imprudente autista l'involontario bottino, la macchina viene portata all'essiccatoio. Tolte le parti in plastica e in gomma, l'auto è introdotta in un forno che in appena 4 ore l'asciuga perfettamente. Lo slogan della ditta è: autisti, non privatevi dell'emozione di un bel tuffo. Ci siamo qui noi! Uova di tartarughe d'acqua. Raccolta in un palmo di mano la bella nidiata. Sono piccoli di testuggine gigante. Sguazzano felici nelle tiepide acque delle vasche della stazione biologica di Vienna. Tra i minuscoli rettili c'è un vivo fermento. L'istinto e lo stomaco suggeriscono che l'ora del pasto si avvicina. Le tartarughine sono di bocca buona. Carne, pesce, pane, tutto va bene per loro. Hanno fretta di crescere. Per ora sono lunghe appena 5 cm, ma diventeranno enormi. Raggiungeranno il peso di parecchi quintali. Un sonoro muggito apre ad impruneta la sfilata dei carri per la festa dell'uva. Nella cittadina toscana non si è fatto sfoggio di eccessiva pastosità nell'addobbare i carri. In compenso li si è ornati di belle figliole. Ospite d'onore Silva Coscina. Un successo personale ha ottenuto l'attrice araba Nadia Laragi. Numerosi volontari l'hanno portata di peso sin sotto la tribuna per consentirle di distribuire più agevolmente pesanti grappoli e radiosi sorrisi. Il tutto con la straordinaria partecipazione dell'orchestra La Racchia, un complesso che sembra sia uscito di peso dalle metafisiche fantasie di un bizzarro umorista. L'eleganza parigina per tutte le borse è lo slogan di una sfilata di moda svoltasi in uno dei più eleganti alberghi londinesi. Folto il pubblico in sala, costituito per la maggior parte da mariti tutt'altro che milionari. Ammirata questa creazione da gran sera, si chiama Che bel giorno il 27. Costa pochissimo, appena un terzo di stipendio di un impiegato di ottavo grado. Come vuole la tradizione, si conclude con un abito da sposa. Fa un figurone e lo si può acquistare con sole 78 ore di lavoro straordinario. Sempre sullo stesso tema, l'eleganza. Quella del sesso forte però una volta tanto. Siamo a Sanremo, dove si è svolto il 7° festival della moda maschile. Il raffinato quest'anno porterà l'ombrello anche se non piove. In quanto alla linea, ci si indirizza verso forme sempre più comode e disinvolte. Di nuovo in auge gli spacchetti laterali. Ed ecco a voi un affascinante quartetto virile. Notati i colletti con bottoni e i risvolti che si mantengono su un tono di sobria classicità.
colto e competente il pubblico presente alla passerella finale. Favorevolmente notata la grazia e la disinvoltura degli indossatori. Unica nota discorde il commento di un rude metallurgico lombardo, capitato chissà come a Sanremo.